buongiorno, bentrovati, buon giovedì a tutti. Ciao, buongiorno, ciao Francesco, Federica. Buongiorno. Salutiamo anche l'Università di Pavia, magari. No, di Pavia, che comunque buongiorno. È prestigiosa. Corso di economia, sono venuti a trovarci. Bene, benvenuti. Ecco, sì. Bene così. Allora, poi faremo i conti. Con, perché fanno economia? Sì, servono, servono. Va bene. Allora, dicevamo buongiorno, apriamo subito con la cronaca. Perché? Perché c'è stata una brutale aggressione ai danni di una coppia lunedì notte in una zona periferica di Milano. Non sarebbe la prima volta che in quel quartiere succede qualcosa di così terribile. La coppia si era appartata in cerca di intimità, lui 22 anni, lei 19, lei è stata purtroppo violentata. La coppia è stata poi derubata e l'uomo si è allontanato con l'auto dei ragazzi. Si sarebbe sulle tracce dell'aggressore, ma insomma ci racconta tutto Fabio Lombardi, poi ci colleghiamo. Guardate. Ormai è caccia all'uomo. Secondo le indiscrezioni che escono dagli ambienti investigativi, infatti, sarebbe stato individuato l'uomo che lunedì sera ha aggredito due giovani, lui 22 anni e lei 19, alla prima periferia sud di Milano. I due ragazzi si erano appartati in una zona isolata tra via Chopin, via Peresutti e via Valle, là dove le case iniziano a mescolarsi con le campagne. Cercavano un momento di intimità e invece hanno trovato l'orrore. Un uomo ha bussato violentemente ai finestrini dell'auto, minacciandoli con un'arma, forse un coltello, forse una pistola. Si è fatto consegnare tutti i contanti e poi avrebbe preteso di essere accompagnato a un bancomat per un prelievo. Di fronte al rifiuto dei due giovani, l'uomo, descritto come un sudamericano, ha reagito con violenza. Ha colpito violentemente il ragazzo e poi si è avventato sulla ragazza violentandola. Poi, mentre le due vittime lentamente si rialzavano raggiungendo la vicina via Ripamonti per chiedere soccorsi, l'aggressore è fuggito con la loro auto. E sarebbe proprio la macchina rubata, ritrovata ieri abbandonata nella zona di Calvairate, ad aver permesso agli investigatori di risalire ad un potenziale sospetto. Sull'auto, infatti, durante i rilievi, sarebbe stato trovato qualcosa che lo ha tradito. Ed ora, appunto, è caccia all'uomo. In studio con me Stefano Zurlo. Buongiorno, buongiorno. Stefano, ma guardate, è già pronto per il nostro collegamento Gabriele Madala. Gabriele, buongiorno. Allora, tu ti trovi proprio in quel quartiere di Milano, via Chopin, dove si è consumata la brutale aggressione di lunedì sera. Un quartiere purtroppo già tristemente noto alle cronache, perché già nel 2005 era accaduto qualcosa di similare, Gabriele. Sì, buongiorno Federica, buongiorno a tutti. Nel 2005 fu un'aggressione di gruppo, quelle persone vennero arrestate e condannate, c'erano anche due minorenni, ma io non mi trovo solo nel quartiere, mi trovo proprio nel punto in cui l'auto dei ragazzi era parcheggiata. E questa piccola via che vedete, è una zona residenziale, palazzi, qua c'è un campetto da calcio. Ieri sera noi eravamo qua, abbiamo chiesto fino a che ora restino aperti, loro se hanno visto qualcosa, restano aperti fino alle 10:30, l'aggressione è avvenuta alle 11, quindi non hanno visto niente. Qua non ci sono videocamere, è proprio un posto appartato, ci hanno raccontato i residenti che qua spesso vengono le coppiette. Insomma, i ragazzi erano qua sull'auto, una Fiat Punto, è arrivato l'aggressore probabilmente a piedi dalla strada, è arrivato qua, picchiato sul vetro, non si sa bene che tipo di arma avesse, se un coltello o una pistola, li ha minacciati, li ha fatti scendere, li ha derubati. Poi a un certo punto sembrava che volesse andare con loro a un bancomat vicino per fare un prelievo, avere altri soldi da portare via con sé, ma poi ha lasciato perdere e in quel momento è scattata la violenza. La ragazza, che però non è diretta conseguenza di questa scelta di andare o non andare a bancomat, non c'è stata una resistenza. I due ragazzi si ritrovano da soli perché poi, dopo la violenza, lui fugge con la loro auto e si incamminano lungo questa strada sterrata. Lo vedete, c'è un campo proprio qui vicino, a 100 metri da dove è venuta l'aggressione. Tra l'altro c'è un commissariato di polizia, loro non vanno lì, non si capisce bene perché, non si sa esattamente perché, ma loro non lo sapevano, Gabriele, e fanno forse non lo sapevano la sera. Poi tra l'altro è molto buio, quindi non si vede neanche bene qua, quindi si incamminano praticamente vestiti solo del giaccone perché erano in un momento di intimità in auto, e quindi camminano lungo questa strada e arrivano fino laggiù in fondo via Ripamonti. Noi non so se riusciamo
noi ci incamminiamo, non so se riusciamo ad arrivare. Allora, tu intanto incamminati, Gabriele, prima della fine della diretta. Mando in onda. Noi comunque arrivano dall'altra parte. Aspetta, intanto mentre il nostro Gabriele Madala si incammina e ci mostra esattamente gli spostamenti che hanno fatto i due ragazzi, noi vediamo questo servizio che ha fatto proprio il nostro Gabriele e la ricostruzione di ciò che è accaduto in maniera minuziosa, guardate. Da un periodo a questa parte si sentono comunque notizie o comunque si vedono anche persone, ecco, non molto raccomandabili. So che c'è stato un po' di tempo fa un'aggressione dentro lì, proprio dentro il cancello. E lunedì notte e una coppia di ragazzi guida fino in questa via chiusa, siamo nella periferia sud di Milano, e lo fa per appartarsi. Sono le 23:10 quando un uomo si avvicina a piedi all'auto, minaccia la coppia con un'arma, li fa scendere, picchia il ragazzo, violenta la ragazza, li deruba di tutti i loro averi, portafogli, cellulare e fugge con l'auto. I ragazzi, che a questo punto sono vestiti praticamente solo del giaccone, si incamminano lungo questa stradina sterrata e attraversano il campo. I ragazzi arrivano dall'altra parte del campo, qua alla fermata del 24, dove trovano i primi soccorsi delle persone che chiamano il 112. A quel punto intervengono i carabinieri. Allora, intanto torniamo dal nostro Gabriele Madala. Stefano, insomma, davvero è, immaginiamo, no, poi questi due giovani trovarsi in una situazione del genere, in un quartiere che evidentemente non è nuovo. La verità è che purtroppo Milano, ma non solo Milano, le grandi città sono sicure finché non succede qualcosa. Certo, nelle periferie alle 11 di sera, a mezzanotte, ma anche di giorno, purtroppo succedono con una certa frequenza episodi brutti, episodi come questo terribili. E adesso vedremo, visto che è stata ritrovata, come sappiamo, l'auto, è stata ritrovata, ci sono le analisi che vengono fatte naturalmente dalla polizia, dai carabinieri, dalle forze dell'ordine. Io credo che questo tizio abbia le ore contate, se non è un giorno sarà qualche giorno. No? Si parla di un sudamericano, almeno dai tratti. Però, ecco, sarà anche interessante vedere quando lo prenderanno, e sono sicuro che lo prenderanno a breve, il profilo di questo signore. Vedremo se è un regolare, se è un irregolare, e vedremo poi. Già espulso, ecco, appunto, perché poi spesso queste storie finiscono, purtroppo finiscono così. Allora, torniamo da Gabriele. Gabriele si sta, come vedete adesso la regia, ecco, ci propone l'immagine di Gabriele che si sta incamminando. Immaginiamo, perché poi, Gabriele, c'è da dire che dalla parte opposta ci sono tutte le abitazioni, ci sono i palazzi, però evidentemente i ragazzi erano in uno stato di shock e quindi, non sapendo esattamente bene che cosa fare, si sono incamminati per la viettina, insomma. Ecco, quei palazzi che adesso stiamo inquadrando, loro sono partiti da laggiù. Esatto. Vedete quanta strada abbiamo già fatto. Ci vogliono 4, almeno 5 minuti arrivare a via Ripamonti, dove c'è anche di più. Sì, poi immaginate di fare questa strada di notte. Di notte, mezzi scarsi. L'abbiamo fatta. Anche immaginare che saranno davvero stati sotto shock. Lei 19 anni, aveva subito un'aggressione, lui 22, ma non è che... In quei momenti non si è evidentemente lucidi. Comunque loro iniziano a camminare. Grazie l'immagine. Quindi per questo campo, perché è un campo. Intanto dimmi dell'auto mentre cammini, Gabriele. Come diceva Stefano Zurlo, l'auto è stata ritrovata dove? Ieri in zona Calvairate, vicino al mercato ortofrutticolo, che è un po' più a nord rispetto a dove ci troviamo noi a Milano, però diciamo che in un quarto d'ora in macchina di sicuro, sono 5 km di traffico, ci si arriva. La stanno analizzando, 10, no? Per vedere se ci sono delle tracce dell'uomo. La stanno analizzando, è stata fatta oltre un'indagine ovviamente a tappeto, si controllano anche le videocamere lungo il percorso che ha ce ne sono dislocate, funzionanti? Sicuro. Beh, sulle strade ci sono le videocamere, quindi la speranza è quella di inquadrare lui alla guida e di vederlo in volto. Certo, allora continua nel tuo racconto, Gabriele. Americano, i giovani, quindi, i 30 anni camminano lì, fanno il percorso che stai facendo tu fino ad arrivare dove? Ecco, via Ripamonti, a Milano, insomma, per chi non è milanese, ricordiamo che via Ripamonti è una via molto lunga, insomma, posta in una molto trafficata, in periferia, no? Rispetto molto trafficata. Al centro di Milano, molto trafficata, sì. Sì, siamo in periferia
sud-est, diciamo, di Milano, sì, per far capire, e allora, arrivano intanto sì, alla fermata del 24, che è qui dietro. Capolinea, in pratica. Esatto. Allora, intanto mando in onda, esatto, Gabriele, se no poi non ho più tempo. L'altro tuo servizio, sì, certo, che riguarda insomma, gli abitanti del quartiere, no? Sentite come hanno reagito a questa aggressione. Da un periodo a questa parte si sentono comunque notizie, o comunque si vedono anche persone, ecco, non molto raccomandabili. So che c'è stato un po' di tempo fa un'aggressione dentro lì, proprio dentro il cancello, soltanto che non è andata a buon fine perché la signora è stata un po'... ha gridato un po', è stata vista e sono scappati. Non avete paura a uscire a correre la sera? Beh, per uno non si può neanche chiudere in casa e non uscire più, perché c'è stata... Speriamo che le forze dell'ordine facciano il loro. La compagna mi ha detto, hai saputo cosa è successo lunedì, hanno violentato una ragazza, hanno picchiato il suo fidanzato. Poi già quando era successo 10 anni fa aveva paura, infatti col cane non esce mai, lo porto sempre fuori io. Ma non è la prima volta che succede, scippi in questa zona ne succedono molti. Sicuramente bisogna essere più allerta e c'è la paura sicuramente. Quanti anni ha sua figlia? 27. Il problema è che si muove da sola perché lavora fino a tardi, ma vabbè. A che ora rientra a casa la sera? Se no, beh, adesso è un periodo in cui lavora parecchio, quindi rientra a 10:30, 11. Cosa dobbiamo fare? Questo, eh? Milano è così. Insomma, avete sentito, no? Naturalmente c'è paura. Allora, io devo chiudere, Gabriele. Intanto ti vediamo in mezzo al nulla, praticamente, no? Sì. Lo vedete? Il tram? Ecco, loro sono arrivati lì al capolinea. Sì, sì. Sono arrivati lì al capolinea, era tardi. Vabbè. Era quasi tra le 11 e mezzanotte. Sono, sì, arrivati tardissimo. Va bene, Gabriele, devo veramente hanno chiudere. Chiamato devo chiudere a un tassativo. Grazie, Gabriele, grazie Stefano. Grazie, Gianluca, andiamo a dare la notizia che volevamo tra poco insieme a Francesco, va bene? Pubblicità. Tra poco. Siamo all'Euro. Siamo a Milano. Questa non è più una strada, è un insieme di buche. Sì che è una buca questa qua. Guardala lì. Pezzi di copricerchioni rotti a lato. Questa non è una buca, questa è una voragine. Si chiama tutu, buca 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 tutu, l'ho beccata io tutu. Per poterti dire mortacci, 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 mortà. Chiama l'ACI, trutum. Oh, oh. Chiama l'ACI, trutum. Oh, oh. Chiama l'ACI, trutum. Che ti aiuterà. Sembra impossibile, di gomme ne ho rotte 3. Allora, cioè, ridere fa ridere perché... Il nostro paese è un paese pieno di geni, diciamocelo. Siamo ironici, siamo spiritosi. Abbiamo delle città colabrodo, abbiamo strade bucate in tutte le nostre principali città, però diciamocelo, siamo dei geni. E diciamoci anche la verità. Siamo dei geni e ci sentiamo più furbi degli altri. È vero o no che ci sentiamo sempre anche un po' più furbi dei tedeschi, dei nordici, no? Ecco, ma allora, scusate, se siamo tanto dei geni, ma almeno le buche le possiamo riparare o no? Guardate il servizio. Qui durante la notte si è aperta non una buca, ma... addirittura una voragine che ha inghiottito un SUV che era posteggiato proprio sopra. Siamo all'Eur, via della Grande Muraglia, una strada asfaltata neppure 2 anni fa. Guardiamo in che condizioni è l'asfalto. Quando si prende una buca, il cerchio taglia la gomma, che vedete un attimino, questa è ancora non è tagliata del tutto, però vedete qui è tagliata, si spezza proprio la gomma. Quante gomme ha cambiato? L'anno ho cambiato 4 gomme, a gennaio ho cambiato quella di destra, sabato scorso quella di sinistra, perché praticamente... Tutto per le buche? Tutto per le buche. Questa non è più una strada, è un insieme di buche? È un insieme di buche. Sono... E qui poi pezzi di...
copri cerchioni rotti al lato. Se fanno male una 20-22 persone all'anno. Misura. Guardiamo un po'. 104 centimetri per 79. Profonda 13 centimetri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 copri cerchioni. Eh sì, eh beh, questo è il minimo, quando uno non ci rimane dentro con tutta la ruota, quello è il problema. Ecco, questa è via della Grande Muraglia, che muraglia ne è rimasta veramente molto poco, è tutta bucherellata. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Poletti. Saluto anche i nostri ospiti a Roma, Luca Giurato, ciao Luca. Ciao, grazie, buongiorno a te, ai tuoi ospiti e al pubblico. Come sei venuto, in motorino, in macchina? Io vengo sempre in taxi perché la macchina l'ho venduta, non ci campavo più con la macchina. Hai fatto bene. Grazie. Carlo Rienzi del Codacons, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Rienzi. Ma lasciatemi andare a Roma, da Paolo Capresi, che avete visto nel servizio col metro, misurare le buche, perché a Roma ci sono tanti cittadini indignati, e talmente indignati che si sono rimboccati le maniche e sono i volontari delle buche, cioè vanno cittadini normali a riempire le buche. Buongiorno al tuo ospite. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Buongiorno a voi, buongiorno. Ecco. Associazione Tappami, Francesco, e loro tappano le buche. Cristiano Davoli per anni ha cercato di far capire agli uffici del comune che era importante avere un asfalto di qualità. Non l'ha ascoltato nessuno, l'hanno preso addirittura in giro. Poi in via delle ruote hanno arrestato tutti i dirigenti e quindi negli uffici comunali competenti, e quindi l'hanno chiamato a dare una consulenza. E lui sta organizzando delle squadre di volontari, municipio per municipio, che vadano a tappare le buche, perché siamo in una situazione di emergenza. Ma come si tappa una buca? Subito, scusate, quanto ci si mette a tappare una buca? Ce lo fate vedere? Tappare una buca di medie dimensioni. Sì, sì, no, sì. Si tappa. Tappiamo una buca. Ah, fateci vedere la buca allora. Eccola là. Vediamo la buca, eccola qua. E Davoli è un esperto di tappamenti qui, Bravo Davoli, bravo Davoli. Lui e i suoi volontari intervengono allora, municipio quella, per municipio e via. Quella che cos'è? Catrame? Cos'è? Che cos'è questo? È un asfalto a freddo di ultima generazione, che può essere messo in qualsiasi condizione atmosferica. Nel momento in cui adesso le macchine ci passeranno sopra, voi vedrete la differenza tra la posa e il subito dopo quando sono passate. Anzi, se adesso glielo chiediamo, ce la facciamo subito passare. Vai Davoli. È un grande Davoli. È un grande non solo Francesco, ma addirittura questo materiale glielo regalano. Eccoci. Ma che meraviglia. Guarda, perfetto. Perfetto, ma scusi, è tutto Davoli. Francesco, tutto materiale che viene regalato dalle ditte per farlo testare a Davoli, che viene chiamato in tutte le città d'Italia, e le ditte gli mandano dei campioni da provare e gli chiedono se è buono il loro materiale, hai capito? E adesso gli do anche un'altra sistemata. Comunque, insomma, noi sosteniamo che nel momento in cui si deve fare il pronto intervento, perché questo è pronto intervento per levare il pericolo dalla strada, poi sicuramente devono essere rifatte, in questo caso la strada deve essere rifatta, noi pensiamo che bisogna intervenire con materiale di qualità, in modo che è più duraturo, e si dà la possibilità ai motociclisti attenzione, e gli autobus che passano di essere più sicuri. Vediamo un po'. E la buca è quasi sistemata, proprio tappata. Ma quanto ci ha messo? Tappata. 30 secondi ci ha messo. Mi scusi, ma sì, alla Raggi lei l'ha fatto vedere sistemata, che in 30 secondi si può sistemare praticamente? Noi in realtà proponiamo, proponiamo al comune l'idea del volontariato civico. In un momento di emergenza c'è bisogno di soluzioni emergenziali. Noi pensiamo che con il volontariato civico, con delle squadre municipali di volontari che possono intervenire nelle emergenze senza sostituirsi alle aziende, si può quantomeno intervenire per quanto riguarda il pronto intervento. L'abbiamo fatto in secondo municipio per 3 mesi, dove abbiamo sostituito l'azienda che non c'era perché doveva essere ancora assegnato il bando. Abbiamo usato 13 tonnellate, tappato oltre 1000 buche e liberato 15 battuglie della municipale che presidiavano una buca.
penso che abbiamo dimostrato che il nostro sistema può funzionare. Cioè, Davoli, se praticamente noi comune tenevamo... Non ci ha mai chiamato, non lo so perché. Ecco, appunto, cioè, adesso cerchiamo di capire perché. Perché mi sembra abbastanza semplice l'idea di Davoli. Cioè, ci rendiamo conto che teniamo una pattuglia della municipale per monitorare una buca quando basterebbe anche solo chiedere a un vigile, guarda, versaci quella roba là... E poi ve ne andate a fare qualcos'altro, sicurezza per la città. Davoli, la buca è a posto adesso, dobbiamo ancora lavorarla? Sì, no, gli do la piccola ultima sistemata, quando potete gli do l'ultima sistemata di modo che sia a livello con la strada. E poi ne tappiamo un'altra piccolina che si è formata. Va bene, allora intanto si è ricreata. Vi seguiamo con le immagini. Intanto vi seguiamo con le immagini, vengo in studio. Sì. Poletti, sì, bella questa idea del volontariato civico. Certo, noi paghiamo le tasse. Ecco allora... Sapere. Bravo, hai detto tutto tu, ma io sono contrario a quest'idea del volontariato civico, lo sai perché? Perché noi paghiamo degli idioti, li eleggiamo nei comuni, paghiamo questi idioti dopo averli eletti perché si occupino di buche, strade, tombini, invece vengono eletti, fanno i sindaci e parlano dei massimi sistemi, viaggiano in giro per il mondo, parlano della fame nel mondo, parlano di politica nazionale. Uè, Pirla, sei lì per riparare le buche? Lo dico a tutti i sindaci. Primo. Secondo, il volontariato sociale no. Con le tasse alte che paghiamo le riparate voi le buche. Consiglieri di zona, presidenti di municipio, consiglieri comunali, assessori, scaldapoltrone varie. Vi paghiamo tutti, andate voi a tappare le buche, che io sono stufo di lavorare per pagare voi. Guarda. Intanto le immagini a Davoli, Luca Giurato. Spera che accadano ste cose, ma quando accadano ste cose, se tu aspetti che le riparino quelli del comune, quelli della provincia, quelli che dovrebbero ripararli, se ne parla tra qualche secolo, quindi viva Davoli o Zavoli o come si chiama. Davoli. Il problema è che il lavoro... Davoli, scusi. Scusi tanto, il problema è che quelle buche purtroppo temo che reggano pochissimo. Quanto alla furbizia, ma guardate, come se dicevi posso, dottor Giurato, dica. Se posso, sì, noi dica. Io eri proprio per rispondere a questo sulla nostra fanpage. Sì. Abbiamo postato una foto di una buca tappata prima della neve, prima della pioggia, circa 6 mesi fa. Complimenti. La buca tappata sta ancora là. Dipende dal materiale che si usa. Se posso dire poi l'ultima cosa, è vero che noi paghiamo le tasse, però a Roma i soldi per fare queste cose sono finiti, non ci sono. Allora, dove sono finiti le buche nella mia vita? No, però scusate, il problema... Allora, lei ha una bellissima maglietta, tappami, che io potrei importare anche qui a Milano, dove abbiamo i soldi, ma anche qui a Milano, nella città moderna per eccellenza, abbiamo delle periferie piene di buche e che fanno schifo. Bravo! E i soldi ce li abbiamo! D'accordo. Quindi dobbiamo avere la volontà di farle le cose, dobbiamo prendere ditte serie e controllarle, perché non è possibile che asfaltiamo strade che dopo 3 mesi ritornano dissestate. Allora, voglio sentire Rienzi un attimo, poi torno da Davoli e da Luca Giurato. Sì. Cioè, Rienzi, perché se il materiale che le ditte regalano a Davoli è di qualità eccellente e non credo che, appunto, sono disposte a regalarlo per testarlo, perché il Comune di Roma invece evidentemente usa materiale scadente, in questo caso Roma? Guardate, perché? Che interessi ci sono sotto? Io non credo né alle ditte che regalano i materiali, perché la beneficenza non la fanno le ditte, e non credo anche al fatto che il cittadino si debba sostituire alla pubblica amministrazione che paga profumatamente, altrimenti andiamo anche a fare le multe alle auto in doppia fila, a vedere se le mense nelle scuole sono aperte o sono chiuse. Cioè, non è compito del cittadino. Il cittadino paga le tasse e ha diritto di avere un servizio. Negli anni passati, per tappare le buche sono stati usati dei bitumi che erano inferiori ai limiti di legge. Noi abbiamo fatto dei carotaggi, abbiamo scoperto questo, abbiamo fatto andare in galera alcune persone del comune perché imbrogliavano sugli appalti.
E questo è il problema. Il problema non si risolve tappando una buca qui e una buca lì. Bisogna fare le strade interamente e controllare. Il direttore dei lavori nominato dal comune deve stare come un falco a vedere che venga messo il bitume giusto e il lavoro venga fatto a regola d'arte. Renzi, ci aiuti a capire. Soltanto praticamente noi facciamo a chiedere i risarcimenti. Perché queste persone che si fanno male sono 4.000 all'anno, pensate, cadono, possono anche morire con le motociclette, quindi va chiesto il risarcimento e le assicurazioni di Roma, che dà i risarcimenti nei tempi di 6 anni, deve essere cacciata via questa compagnia, perché la legge prevede 60 o 90 giorni. Quindi questa è la nostra battaglia. Noi abbiamo già avuto 800 richieste di risarcimento che stiamo gestendo da cittadini romani inferociti. Giurato, questo è vero. Cioè, non si può pagare in 6 anni quando uno si fa male. A parte la... Francesco, scusami, a parte la tragedia degli incidenti, è chiaro che tutti noi siamo colpiti quando accadano degli incidenti. Io vorrei dire all'amico che ha appena parlato, dove ha visto il film che lui descrive, perché mi piacerebbe andarci con non solo i cittadini romani incazzati a morte, ma come diceva giustamente l'altro amico, pure a Milano c'è un bel casino con le buche, non lo nascondiamo, pure a Torino non vanno benissimo le cose. Guarda, poi se andiamo a sud di Roma, io adoro Napoli e i napoletani, però amici miei, girare per Napoli, a parte la sicurezza, vediamo il casino del traffico, è un disastro assoluto. Allora, io quindi, vi voglio far vedere proprio il servizio che abbiamo fatto a Milano per dire esattamente questo. Cioè, c'è Roma, ma c'è pure Francesco, Milano, guardate. Bravo Mattino 5, brava. Dopo pioggia, neve e ghiaccio abbiamo deciso di controllare qual è lo stato delle strade. Siamo in piazza San Babila, in pieno centro a Milano, e andiamo a Linate, all'aeroporto. Uno, due, tre, quattro. Siamo appena partiti, avremmo fatto sì e no 200-300 metri, abbiamo già trovato 4 buche. Siamo a 6, è tutto bucato, 8, siamo a 9 buche. Il comune di Milano ha stanziato la bellezza di 30 milioni di euro per rattoppare tutti i buchi causati dal freddo di quest'inverno. 14, buca, eccolo! Ma quante buche ci sono sulle strade? Ma ci sono tanti, guarda, ma tanti. Bucona, 15, siamo già a 16, questa qua, sì che è una buca questa qua, guardala lì, 19, 20, abbiamo fatto circa 4 chilometri, abbiamo già contato 20 belle buche, fermi tutti, questa non è una buca, questa è una voragine, 33, 34, siamo a 40 buche. Siamo arrivati a Linate e abbiamo contato più di 40 buche. Ecco. Allora, insomma, questa è anche Milano, Roberto. Sì, anche Milano, devo dire, Madala ha fatto un ottimo servizio e se fosse andato in altre periferie avrebbe contato centinaia di buche. Il comune di Milano ha stanziato 30 milioni di euro per tappare le buche e rifare le strade. Bisogna anche controllare come vengono rifatte queste strade, perché ripeto, dopo la prima pioggia si riempie tutto di buche. Questa è Milano, l'efficiente Milano. Immagino Roma, la Raggi ha messo dei soldi anche lei per riempire le buche, non so come farà. Ne ha messi molti meno. Con una città che è grande. Ne ha meno, ma non c'è problema, poi ne mandiamo degli altri, perché tanto ripianiamo noi, perché è questo il fatto, tutti gli italiani ripianano i buchi dei comuni dissestati come Roma, che però non riparano le buche. Io ho poca fiducia in chiunque arrivi a Roma. Consentimi, le riparano con dei materiali scadentissimi. Pagato con le tasse di tutti. Benissimo, e ci devo avere pure i volontari. Come abbiamo devo avere visto. Pure i volontari. Ma scherzi. Sì.
Permettimi, come abbiamo visto in quel servizio fatto benissimo, la tragedia, se vogliamo chiamarla così, delle bughe, non casi. È solo romana, ma è milanese. E con una differenza, che a Milano il centro, lo trovi perfetto, a Roma non avete neanche non la mi dignità, sembra, caro, a Roma hanno fatto non avete vedere neanche senza... no. la dignità di lasciarci no. un centro un po' sistemato, neanche la faccia salvate. Proprio un disastro, no. irrecuperabile. Senti, io non voglio fare il romano lo di Roma cieco e accanito, fallo. Non lo voglio fare, però fallo. Nel centro le cose vanno abbastanza bene, a parte la tragedia di Piazza Venezia. Piazza Venezia è in casa a parte pietoso, certo, perché però peccato mi che sembrava sta in che il servizio... Consentimi, mi sembrava che il servizio sulle bughe a Milano partisse da Piazza San Babila, più centro di Piazza San Babila, me lo insegni te, vorrei sapere certo, cos'è. Lo dico con tristezza, allora, perché io amo scusate, Milano. Il problema, poi Rienzi. La strada fatta bene deve durare almeno 5 anni senza nemmeno una buca. Quindi Milano o Roma non fa differenza. Evidentemente a Roma hanno usato materiali ancora peggiori di quelli che hanno usato a Milano. Certo. Il bitume è stato risparmiato perché qualcuno ha rubato. Allora se adesso si deve fare questa spesa, attenzione, i controlli, occorre che ci siano controlli a tappeto, altrimenti fra sei mesi siamo un'altra volta in mezzo alla groviera. Voglio chiedere, ecco, i controlli, ci sono delle inchieste, le inchieste vadano veloci perché sennò continuiamo a rifare le strade sempre male. Voglio andare dai volontari perché la Raggi ha detto, ho stanziato 19 milioni di euro, non vi preoccupate, ripareremo tutte le buche, abbiamo il piano Marshall per le buche. 17. E il piano Marshall siamo andati a calcolare, secondo la Raggi, bisogna riparare una buca ogni minuto per 24 ore al giorno per tutto l'anno. Una buca al minuto. Chiedo ai volontari, ma questo è con gli strumenti del comune, è realizzabile? Cioè i cittadini dicono, ah va bene, ok, il piano c'è, è realizzabile, è sostenibile. Una buca al minuto. Ma io aggiungo perplessità alla perplessità, a prescindere che sono 17 milioni di euro per 50.000 buche, hanno detto, il che vuol dire 340 euro a buca, che mi sembra un'enormità. Dopodiché io le devo dire che nel 2017 noi abbiamo tappato circa 3.000 buche, se moltiplica il nostro operato magari per 15 squadre a municipio sarebbero 45.000 buche, quindi un risparmio di 17 milioni di euro, fonte più o meno, insomma, fonte di Roma, per quanto riguarda il minuto forse quella... Ho capito, però scusi, lei ha anche tanto forse, tempo... Finisco. Lei non lavora, finisco. Scusi, ha tanto tempo libero, io non lavoro. Ho voglia di tappare buche, lavoro. Non devo finire così, capito? No, ma lei ha ragione, io propongo un modello, per risolvere il problema. Chi ha detto che si riaprono può venire a controllare le buche. Io propongo un modello, non dico che è il modello perfetto, ma è un modello che forse a Roma può risolvere Rienzi un problema. Le altre soluzioni per ora non risolvono il problema. Per rispondere alla cosa del minuto, immagino, l'unica cosa che posso dire è che immagino che ci siano più squadre che contemporaneamente girano a Roma per risolvere. Noi abbiamo il calcolato che ce ne vorrebbero contemporaneamente almeno 40 squadre ci sono a Roma, sì, Rienzi. Sì, è verosimile. Sì. Due squadre ci sono, ma le buche non si possono tappare così squadre, a macchia di leopardo, perché scusa, non serve a nulla. Si riaprono, bisogna riparare. Però intanto c'è gente che si fa meno male. Giurato, 40 squadre dicevi non le hai mai viste. Ma dove stanno 40 squadre? Permettimi. 40 squadre e 24 su 24. Sì, buonanotte, appunto, ascolta, vabbè. L'uscita del piano Marshall, citare il piano Marshall, è una delle più infelici che ha fatto la sindaca, però quello che a me scoccia da morire, che se non faccio un discorso politico non me ne frega nulla, che sembra che le colpe di tutto questo disastro siano della sindaca e basta. Guardiamoci un pochino indietro, certo. I sindaci... Certo, no, sempre ecco, stato, assolutamente. Stiamo parlando delle amministrazioni attuali avuto, con un problema, quello di tappare questa, le buche. Perché sono anni che si imbroglia sugli appalti. Allora, però,
Cioè, quello che volevamo dire è proprio questo, cioè c'è qualcuno che ci mangia, c'è qualcuno che imbroglia, perché tappare le buche, come vi abbiamo fatto vedere, non è difficile. In Italia, in tutte le città, abbiamo fatto cose meravigliose, siamo andati a Napoli solo per farvi il gusto di farvi vedere la metropolitana. È meravigliosa, siamo capaci, guardate. Anna Bonaiuto esce da una stazione della metropolitana di Napoli nel film L'amore molesto di Mario Martone, 1995. Sopra Napoli che pulsa di vita, che grida, che si accalca, che non si ferma mai. Ma anche sottoterra c'è una Napoli più viva e splendente che mai. Lello Arena semina un molestatore nel noir no grazie al caffè mi rende nervoso, 1982. All'epoca la metropolitana era ancora soltanto un mezzo di trasporto. In seguito, con il boom di Napoli, capitale del G7 del 1994, sarebbero fiorite le stazioni del metrò dell'arte. La transavanguardia, il design, le installazioni di arte povera, le grandi firme della cultura contemporanea hanno arricchito la linea ferroviaria collinare. Mi piacciono, sono molto belle. Pistoletto e Gaio Lenti, Kossuth e Kunellis, le profondità marine della stazione Toledo e la galleria d'arte di Piazza Dante, fascinazioni che rendono la metropolitana napoletana un'attrazione internazionale per turisti e anche per i pendolari. È una cosa in più per attivare pure il turista ad usare le metropolitane. Antico e moderno, tradizione e innovazione, questa è la Napoli che corre sui binari. Se andate a Napoli, andatele a vedere. Posso dire, tutto bellissimo, straordinario, pagassero o pagassimo anche il biglietto, sarebbe proprio il top. Pagare perché è un museo... No, ecco, no, perché siccome è un'opzione, cioè, c'è l'arte, c'è la metropolitana bella, ci sarebbe anche quella cosina che si chiama biglietto. Guarda che a Napoli sono orgogliosissimi della metropolitana. Non esageriamo, dai, paga pure il biglietto. È pulitissima, perché quando si fanno le cose belle, i cittadini le riconoscono e le adottano e non le sporcano. Non dovrebbero sporcare niente, però... Allora, Rienzi, ho proprio pochissimo tempo in chiusura. Se finisco in una buca, mi faccio male, che devo fare? Che devo fare? Non devi necessariamente andare al pronto soccorso, basta un certificato di un medico, anche il medico di base, e un testimone. Quindi chi dice che bisogna fare per forza il verbale coi vigili, che poi non vengono, quindi è un sogno, dice una bugia e cerca di scoraggiare. Dobbiamo chiedere il risarcimento dei danni. Venite al Codacons e noi vi aiuteremo. Va e bene. Costringeremo le assicurazioni di Roma a pagare entro 90 allora, giorni. Non capisco se il giurato è così vergogna. Da quando è passato giù Cascasella qui ieri. Giurato! Se, allora, devo dirti che io mi sono fratturato un ginocchio cadendo in una buca e me la sono presa doppiamente in saccoccia, perché ho pensato, tanto prima di avere il risarcimento ci vogliono 16 generazioni, mi sono curato male. Per conto mio e ho fatto malissimo, ho fatto l'autocritica. Ci sono tante associazioni, c'è Codacons e non solo. Ci fermiamo qua, grazie Roberto Poletti, grazie, grazie a Luca Giurato, grazie a Carlo Rienzi e comunque complimenti all'associazione Tappami, perché insomma alla fine qualche buca l'ha risolta e qualcuno in meno si è fatto male. Ci vediamo tra poco. Ha raccontato che gente lo chiamava in maniera handicappato della classe, handicappato, cose del genere. Ben ritrovati. Allora, io non so mettermi nel cuore della mamma che intervisteremo tra poco, di una mamma che ha perso il proprio figlio che si è tolto la vita, Michele, perché veniva preso in giro dai compagni di scuola. Io non so raccontarvi questo dolore, la frustrazione, il sentimento di non averlo protetto, la rabbia per averlo perso, per l'ingiustizia e l'incapacità di capire gli altri che hanno spesso i ragazzini e i genitori di questi altri ragazzini. Il servizio. Non ci sei più, non sento più la tua voce, amore mio. Non si dà pace Maria, la mamma di Michele Ruffino, il 17enne che il 23 febbraio scorso si è tolto la vita lanciandosi dal ponte di Alpignano in provincia di Torino.
Vuole giustizia per il suo Michele, un ragazzo che parlava di sé in terza persona. Un ragazzo che ha dovuto affrontare prove difficili sin dalla più tenera età. La diagnosi dopo un esame, ipotonia muscolare, malattia che gli impediva di camminare correttamente. Due sentenze hanno dimostrato che i suoi problemi sono dipesi da una vaccinazione, spiega Maria. Michele, che ha dovuto fare i conti non solo con i problemi di salute, ma anche con le angherie subite dai compagni. Come mai lo prendevano in giro? Perché c'erano degli atteggiamenti un po' cioè, da aveva femmina. Aveva questo difetto, no, cioè, aveva questo difetto motorio alle gambe e alle braccia. Veri e propri atti di bullismo, dice la mamma, che avrebbero spinto il figlio a togliersi la vita. Maria e il marito Aldo hanno trovato alcune lettere che testimoniano la sofferenza di Michele. Dura lottare con chi ti insulta, mollo tutto. Perché Michi, come lo chiamavano gli amici, non si accettava. Viveva con la sensazione di trovarsi in un corpo troppo diverso, a suo dire, da quello dei suoi compagni. E non ha retto. I genitori ora hanno sporto denuncia presso i carabinieri di Alpignano, consegnando anche il computer e la SIM del telefonino. Come bisogna fare? Non c'è niente che ci può dar pace, niente. Ecco, Maria è qui con noi collegata, la vedete a casa sua, la vedete mano nella mano con il papà di Michele, e insieme al nostro Cristian Panzanaro, insieme alla migliore amica di Buongiorno. Michele. E Maria, io dicevo, io non so raccontare quello che lei ha nel cuore, chiedo a lei di provare a farlo. Buongiorno. Buongiorno. Dicevo, Maria... Cosa devo dire? Io mi cerco di immaginare cosa significhi sentire la fragilità di un proprio figlio, non riuscire a fermare i compagni, a fermare quello che avveniva attorno a lui. Che cosa ha nel cuore? Posso iniziare? Prego. Da sei mesi... Da quando mio figlio si è ammalato. Perché Michele è nato sano. A sei mesi abbiamo fatto il secondo richiamo di una vaccinazione obbligatoria. Da lì è iniziato il nostro e il suo calvario. Per 17 anni abbiamo combattuto, tutta la famiglia, per metterlo in piedi. Michele adesso da 7 anni, che era un ragazzo super normale. Un ragazzo 17enne come tanti ragazzi, con tanti sogni. Il sogno di diventare pasticcere, il sogno di andare avanti, trovarci un lavoro, come tutti. Michele purtroppo dentro aveva questo fardello che gliel'hanno creato gli altri, che non so neanche come definirli, perché per me non sono persone, non sono bestie, perché le bestie danno tanto amore. Invece mio figlio è stato sempre scartato dai suoi coetanei, sempre. Non aveva amici, ma non perché lui era un asociale, era un depresso, era un anorressico. Mio figlio non era questo. Mio figlio voleva amore come lo dava lui. Era un ragazzo gioioso, un ragazzo sempre col sorriso, nonostante aveva tutta questa sofferenza dentro. Andava sempre in giro, a casa, per non farci soffrire. Ma io da mamma, da papà, da sorella, avevamo capito la sofferenza che aveva Michele. Anche perché io con mio figlio parlavo sempre. Michele, devo sottolineare che non andava dalla neuropsichiatra perché era depresso. Mio figlio andava dalla psicologa, dalla neuropsichiatrica, per togliere questa rabbia che lui aveva dentro. E io da mamma sempre, dottoressa, aiutate Michele a tirare questa rabbia fuori. Mi sentivo dire, signora, ma è l'età, è l'adolescenza. Poi Michele è un ragazzo, dice, con i suoi piccoli problemini. Dice, magari, dice, cerchiamo. E invece non hanno capito niente di nessuno mio figlio. Nessuno l'ha aiutato. Mio figlio non è stato un fallito. Nessuno. A scuola, dalla terza media, ho iniziato a fare denunce. Perché nella palestra veniva sputato. E lì sempre denunce. Scrivevano sui cellulari che non lo menavano perché era un handicappato. Andava in giro per Rivoli e si sentiva dire che era handicappato. Persino alla morte non le è bastato. Essere deriso sulla foto dell'epigrafe, mio figlio. E tutto questo devono tutti pagare. Tutti.
Tutti. Signora, il suo figlio so che ha scritto una lettera per spiegarle, per cercarle di farle, per cercare di farle capire il suo gesto, e dice: io avrei voluto che qualcuno mi dicesse, Michele, come sei bello, qualcuno a scuola. E nelle foto suo figlio è bellissimo, è un bellissimo ragazzo. Perché? Meno male che non l'ho mai elogiato io, li hanno sempre elogiato gli altri. Mio figlio non è che le lettere che io ho trovato per me sono state una sorpresa, o per i psicologi sono state una sorpresa. Perché questa sofferenza che Michele ha scritto, l'ha scritto a un suo youtuber che le piaceva fare queste cose, seguiva i Torino Comics, eccetera. E questa lettera, questo youtuber, Michele l'aveva anche consegnato, oltre che aveva parlato con questo ragazzo. Ma Michele non è stato capito da nessuno. Da nessuno fino in fondo. Da nessuno, solo dai suoi. Mamma, papà, zii, cugini, nonni. Era capito, ma adulti. Ma lui cercava la pacca sulla spalla. Michele, come stai? Michele, sei maledettamente bello stamattina. Michele, cosa ti è successo? Michele, perché hai gli occhi pieni di lacrime? Dai suoi coetanei. Perché dalla sua famiglia Michele aveva fin troppo amore. Posso chiedere? E affetto. Invece i suoi coetanei l'hanno sempre scartato, sempre. È una cosa aveva mio figlio? La peste? Che mi pesa nel cuore, c'è lì la migliore amica di Michele. E io chiedo alla sua migliore amica se che cosa si poteva fare anche con gli altri ragazzi, cercare di parlargli, che cosa si sarebbe potuto fare? Buongiorno, in realtà sono la sorella di Michele. Ah, io chiedo scusa, avevo capito. Certo. No, niente. Pensavo così, mi era stato detto. Comunque, ho cercato di... Certamente tu conoscevi un po' l'ambiente dei ragazzini. Sì, anche perché ho frequentato la stessa scuola. Ho cercato sempre di essere la sua migliore amica, nonostante avessi il compito di fare la sorella. È difficile doverne parlare senza che io lo abbia vicino. È una mancanza forte e purtroppo mi metto anch'io nei casi che non siamo riusciti a capirlo fino in fondo, perché per quanto io potessi parlare con lui e avere un confronto, a volte veniva anche a casa mia a dormire e passavo il weekend insieme a me, non l'ho capito fino in fondo. E questo, tutto questo purtroppo non dovete rimproverarvelo, perché voi avete fatto il possibile, non dovete portarvi questo peso oltre quello che già vi portate. Ho pochissimo tempo, Sabina, chiedo scusa, ma le interviste erano molto forti. Capisco benissimo. Tu conosci i ragazzi. Sì, conosco. Come i si ragazzi, fa adesso? Ho insegnato. È una situazione agghiacciante questa. È vero quello che hanno detto alla signora, è vero che l'adolescenza è un'età pericolosa, è vero che molto spesso sono depressi, si fanno dei complessi anche inutili, si costruiscono dei castelli. Mi ha fatto piacere sentire la sorella dire: forse non abbiamo fatto abbastanza, nessuno di noi fa mai abbastanza, non hanno fatto abbastanza gli insegnanti, non hanno fatto abbastanza i compagni. Quando il disagio è così grande dobbiamo dare tutti il doppio, ma siamo disumanizzati ormai, non siamo più abituati a dare, bisogna ricominciare a dare amore. Grazie Sabina, grazie, un abbraccio alla famiglia di Michele. Noi ci fermiamo qui con le parole di Sabina. Eccoci ancora, buongiorno, in diretta. Voglio salutare il professor Francesco Schittulli. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno. Ben trovato. Grazie. Oncologo, presidente nazionale della LINT, la Lega Nazionale per la lotta contro i tumori, che in questa occasione promuove una settimana importantissima, professore. Sì, la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, che noi dedichiamo essenzialmente all'alimentazione, perché sappiamo che la errata alimentazione è responsabile del 35% di tutti i tipi di cancro. Non combatte soltanto o non infierisce soltanto su un organo o un apparato, ma tutti i nostri organi sono
candidati attraverso una adatta alimentazione a poter sviluppare il cancro. Di qui quindi la necessità di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita, partendo però addirittura dalle scuole materne. Quando parlo di scuole materne intendo dire che noi ai bambini di 2, 3, 4 anni dobbiamo far trovare sulla loro mensa una boccettina di olio extravergine di oliva e dire loro che devono mettere... Ecco, spieghi bene questa cosa dell'olio extravergine, anche perché è proprio il simbolo, no, della vostra, sì, il nostro campagna e della vostra settimana. Il nostro simbolo è l'olio extravergine di oliva, ma perché è un alimento... non soltanto nutrizionale, ma anche farmacologico. È il vero nutriceutico, cioè svolge questa doppia funzione, quella di essere un alimento che ci nutre, ma nello stesso tempo anche è un alimento che ci cura, che ci preserva da alcune malattie, non soltanto dal cancro, in maniera anche notevole. Stiamo penso, vedendo per esempio, una grafica che dice il rischio di tumore al seno diminuisce del 45%. Esattamente, e basterebbero 4-5 cucchiai di consumo. Ci dia la dose, 4 crudo, olio crudo. Quindi con un po' di pane, no, insomma, ottimo, anche un po' di pomodoro. Col pomodoro, un'insalata. Per ritornare un po' a quelle che erano alle origini, alle nostre origini, e quindi promuovere questa cultura. Senta, professor Schittullo, lei e Schittulli, che cosa promuove in questa settimana? Che cosa possono fare le persone a casa in questa settimana? Prevenzione di che tipo? Ma intanto noi abbiamo 400 ambulatori su tutto il territorio nazionale, abbiamo 106 sezioni provinciali, queste sezioni provinciali metteranno su, allestiranno dei gazebi, sono disponibili anche a dare consigli, suggerimenti e saranno distribuiti degli opuscoli su quelli che sono gli elementi essenziali per una corretta alimentazione. Ecco, aspetti, perché prima parlavamo proprio di questo, vediamo con l'aiuto della grafica quali sono i cibi antitumore. L'olio extravergine d'oliva l'abbiamo messo, l'abbiamo detto, ma anche frutta fresca. Ma anche la frutta fresca, la verdura, i legumi, i carboidrati, i cereali, hanno una importanza strategica. Sono protettivi nei confronti di diverse malattie, anche di malattie cardiocircolatorie, ma soprattutto di malattie tumorali. La dieta mediterranea? La dieta mediterranea è il simbolo, del resto è il simbolo anche immortale dell'UNESCO, quindi voglio dire, sì, è una virtù tutta nostra, tutta italiana, che dobbiamo saper difendere e tutelare, ma anche propagandare. Allora, torniamo a dire, dal 17 al 25 marzo, la 17ª settimana nazionale della prevenzione oncologica promossa dalla LILT, visite mediche in tutte le sezioni aderenti all'iniziativa, per informazioni potete andare sul sito, lo vedete qui in sovraimpressione, c'è anche un numero verde che potete chiamare mentre la regia ci propone i testimonial di questa bella iniziativa importante, approfittatene davvero. Noi lo diciamo spesso qui a Mattino 5, parliamo spesso della prevenzione, di quanto sia importante, perché guardate oggi, davvero la prevenzione è fondamentale per riuscire a guarire dal tumore, per sconfiggere la malattia. È l'arma vincente e dipende soltanto da noi. Ecco perché abbiamo inserito anche questo numero verde. 800-99-8877. Ci ha convinto, professore. Grazie. Grazie. A tra poco. Mi devo fermare. Pubblicità. Grazie. Ancora insieme in diretta, buongiorno. Allora, voglio partire subito da questa chicca di gossip apparsa sul settimanale Chi. Leggiamola insieme, se me la mettete Roberta sul video, gentilmente, così la leggo. Allora, tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell'Isola dei Famosi, ce n'è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata di notte una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi. Allora, la nostra copertina, guardate. È nata una bella sintonia, una bella amicizia. C'è la volontà di continuare questa conoscenza tra noi due. Se ti va, mi ha lasciato il numero, ma non ve lo dico. Non penso che un'amica ti fa una cosa del genere. Non è una mia amica, ma non è neanche una mia nemica. Beh, mi hai schifata. Se ma c'ero no. Io, tu saresti andata via. Questa grande amicizia tra Alessia e Amauris cosa? È molto forte l'amore tra i due. Diciamo, ha preso un palo, dai. No!
Allora, cerchiamo di, con cautela, di capirne di più. Buongiorno Valerio Palmieri, giornalista di Più. Buongiorno ad Arianna, Augusto Domenico. Andiamo a Roma per salutare questa triade composta da Luca Cipriato, che fieramente... Guarda che spettacolo! Buongiorno Luca, calma! Fermatelo! Che vuoi di più dalla vita, Federica? Eccitatissimo, la presenza di Emanuela ti tocca, lo ha proprio, guarda qua. Ma io credo anche più. La tua tocchese, dire, insomma. Diciamo che non si può mancare nulla. Allora, più bello dal vivo. No, ripetilo. Che sei molto più affascinante, più bello dal vivo. Non ne veniamo più fuori, non ne veniamo più fuori. Grazie. Luca, ormai sei a posto. Dai, basta, hai fatto la giornata. Dei famosi, allora, ascoltatemi, perché oggi dobbiamo, ascoltatemi, dobbiamo veramente indagare, perché Valerio Palmieri martedì, ha buttato il sasso e ha tolto la mano, è vero o no? Sì, perché la natura della chicca di gossip è un po' questa, di essere una provocazione, un assist, per vedere chi raccoglie, e qualcuno ha raccolto. Allora, aspetta un attimo, perché prima vediamo il servizio di Emanuela Gentilina, sulla coppia misteriosa, e poi capiamo chi ha raccolto. Guardate. Sull'isola dei famosi e del mistero aleggia un nuovo pettegolezzo. Da qualche settimana si fa strada l'ipotesi di una presunta notte di passione tra due naufraghi impegnati sentimentalmente, un incontro ravvicinato che risale ai primi giorni in Honduras. Questa volta è il settimanale Chi a lanciare l'indiscrezione, senza però rivelare i nomi dei sospettati. Qualcuno a casa Signorini fa intendere si tratti di Amauris Perez e una naufraga con i capelli scuri, a cui il web ha dato subito il nome di Alessia Mancini. Il fatto che ci sia questa grande amicizia tra Alessia e Amauris e che Amauris abbia scelto Alessia all'Isla Bonita non deve fare assolutamente ingelosire Flavio. Stai insinuando però qualcosa? Perché è molto forte l'amore tra i due e anche Amauris è impegnato. Flavi, stai quindi... insinuando qualcosa? Niente! Pronta la replica della moglie dello sportivo, Angela Rende, che intervistata da Fanpage ribadisce la sua cieca fiducia nel marito. Amauris è un uomo dai sani principi, sono certa al 100% che non sia accaduto nulla. Anche il giornalista Valerio Palmieri conferma che non si tratti dei due ultimi abitanti di Isla Bonita. Non posso ovviamente fare i nomi, però posso dire a Vladimir che diciamo ha preso un palo, cioè non ha preso, non è gol, diciamo non è cioè uno dei due quello giusto. Quindi chi sono i due naufraghi per cui Galeotta fu l'isola? Allora poi naturalmente lo facciamo con molta cautela perché sono tutti sentimentalmente legati, quindi insomma ecco. Sì. Cerchiamo di essere sempre molto cauti. Diciamo che chi era sull'isola dopo questa chicca ha dato degli indizi dai quali la rete ha cominciato a ipotizzare che l'uomo impegnato fosse Amaury e la donna fosse una mora, perché diciamo, era stato detto, era stata questa la descrizione. Mercoledì, ieri, a casa Signorini, Cecilia Capriotti ha dato ulteriori indicazioni su questo caso, nel senso che lei ha detto, guardate, io vi dico subito che le prime notti sull'isola ho dormito di fianco ad Amaury. Quindi magari qualcuno poteva pensare, vedendo dormire Cecilia con Amaury, che ci fosse del tenero. Lei dice, quindi chiarisco subito, siamo molto amici con Amaury, con sua moglie, con il mio compagno, quindi non siamo noi, ecco, la coppia incriminata. Però dice, non posso mettere la mano sul fuoco sulle altre due donne impegnate, cioè su Alessia e Rosa. Cioè Alessia Mancini e Rosa Perotti. Ma mettere la mano sul fuoco non vuol dire che l'altro sia per forza Amaury o che sia successo per forza qualcosa. Diciamo, Cecilia parla per sé e dice non sono però io. Però Cecilia ha visto qualcosa? No, Cecilia, diciamo, secondo me ha pensato che qualcuno potesse leggere male questa sua vicinanza ad Amaury perché dormivano insieme le prime notti come un possibile accenno di flirt. Quindi ha voluto subito chiarire che non si trattava di lei. Però allo stesso tempo, diciamo, ha rimesso la palla in gioco dicendo io non mi stupisco più di nulla nella vita. E quindi non posso. Per me si è voluta proteggere, difendere anche dalla cronologia del fatto che abbia dormito le prime notti, anche perché sentendo poi tutti i naufraghi che sono usciti, abbiamo avuto ieri Giù Cascasella, ci ha raccontato anche che ha perso 15 kg, insomma tantissimo, e quanto sia dura questa esperienza.
se dovesse nascere qualcosa, nasce la prima settimana. Dubito e sfido chiunque dopo una settimana in quelle condizioni a pensare qualcosa che non sia, che il, cibo, onestamente. Va bene, e poi di solito quando uno specifica è perché magari ha qualcosa da... Cioè di solito quando uno vuole andare a specificare... È perché magari... Allora, Alessia Mancini sicuramente, poi vengo anche a Roma, è stata chiamata in causa, però Alessia Mancini l'abbiamo vista innamoratissima di Flavio Montrucchio quando lui è approdato sull'isola. Riguardiamo quel momento. Amore! Ci hai impiegato un po'. Ti prego! È un po' che non ci vediamo, ho detto, fammi andare a vedere come sta. Posso correre, Ale? Aspetta, aspetta, ce l'ho io la chiave. Ce l'ho io. Tu hai la chiave del mio cuore. E tu sei quella del mio. Chiave. Amore, ti volevo dire un po' di cose. Alcune belle, alcune brutte. Allora, quelle brutte sono che a casa sono arrivate parecchie denunce. È arrivata una denuncia per istigazione alla lite. Per maestria inadeguata, per superbia, tirannia e strategia occulta. Quelle positive tutte sono che vere. C'è stata tanta gente che si è offerta volontaria di difenderti. Meno perché male. Ha detto che sei la più dolce, perché ha detto che sei la più bella, perché ha detto che sei la mamma migliore del mondo. Io ho confermato tutto, devo dire la verità. E anzi, non cambierai niente di te, amore, neanche i tuoi difetti. Perché sei esattamente come quando ti ho conosciuto 15 anni fa. E ho capito che saresti stata la donna che mi avrebbe cambiato la vita e avrebbe dato un senso alla mia vita. Spero continuerai a farlo, anche quando ci rivedremo. Per tutti i giorni che avrò la possibilità di svegliarmi e di vederti al mio fianco. Pensa, Federica, pensa che c'è stata gente che ha criticato anche questo momento e ha criticato anche questa presunta freddezza di lei. Fantascienza. Beh, mi sembra tutto tranne che fredda. Invidiosi, no? Web, molti nel web l'hanno criticata. Cioè, allora, andiamo a Roma. Che mi dite? Pensa sì. Che bello un uomo che ti dice sei la donna che hai dato un senso alla mia vita, ragazzi. Ma meglio di così si muore. Brava, perché detto questo, secondo me, almeno io, se fossi la donna o l'uomo impegnato a casa, anche solo se uno dormisse, ecco. Voglio dire, sotto le stesse coperte, ma lì... con un altro, con un'altra, onestamente, non sarei proprio felice. Sì, perché ma se dormire... l'isola turchese, ma... sono tutti insieme, non è che uno può dormi con un'altra, ma turchese. No, vabbè, però io non credo assolutamente che Alessia... Federica, abbia io non ho questo. Capito non una credo. Cosa. Dimmi. Io non... me la dovete spiegare, signore e signori. Cecilia ma quando ha dormito con Amauris. Una o uno, legatissimo a una o uno... parte per l'isola, ma scusate, ma non dà per scontato che qualche cosetta sull'isola? No! Federica, senti che coro, no! Federica, se io dicessi a mio marito vado all'isola, mi direbbe no, tu non ci vai all'isola. Ma siete deliziose, facciamo tanta morale positiva. Ma no, ma uno può anche andare all'isola, però le ragazze dicono potrebbe anche evitare, perché se dice di dormire proprio vicino, abbracciati. Ma è più intimo. No, io su questo ancora posso accettarlo. No, scusami, volevo far notare una cosa. È ancora più intimo quasi che andarci a letto, pensa, nel senso che dormire con una persona abbracciata sotto le coperte, sotto le stelle, e non anche succede magari, niente. Secondo me è una cosa ancora più intima, quindi Cecilia Capriotti, secondo me non doveva dormire. Io devo dire che sono d'accordo con Luca nell'affermare che quando una persona è impegnata va a fare un reality, chi sta a casa non deve dare nulla per scontato. Difatti, il gesto di Montrucchio... Bravo Valerio! Infatti, il gesto di Montrucchio sembrava quasi... Cioè, sembrava prima di tutto non dare per scontato un amore che dura da anni, ma quasi una riconquista, un secondo innamorarsi. Un po' mi ha ricordato Bossari con Filippa al GF, no? Cioè, non dare per scontato che l'amore debba essere eterno. Vabbè, insomma, morale non abbiamo capito chi siano i due naufraghi.
Ma il bello è questo. Detto questo, vuole tenere, cioè, avete sviato tutti bene bene e quindi Valerio, tu beh, però mercoledì tu, no, quando era martedì tu hai detto che palo, palo e non gol, cioè vuol dire che uno dei due. No, perché secondo me ogni ipotesi è diccelo, 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 no, diccelo. No, devo dire, no, no, devo dire, no, che io ho ammirato molto. Ma lo sai molto. Tu, Valerio, lo sai? Certo, però non... Adesso lo picchiamo per... No, 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 no. Però devo dire, no, devo dire che diciamo. Io ho ammirato molto la moglie di Amaury, che anziché chiudersi nel silenzio, smettere di andare in studio, ha difeso il certo, marito. Perché certo, un suo atteggiamento diverso avrebbe potuto invece destare il sospetto che qualcosa certo, ci potesse essere, quindi... Va bene, noi chiudiamo l'argomento perché sono tutti sposati, tutti hanno figli, basta, non vogliamo... Brava. No, no, ci mancherebbe, anzi, no, andiamo a parlare invece di una querela sulle... Ah no, Paola e Francesco, stanno insieme Francesco Monte e Paola Di Benedetto, perché hanno anche postato una foto insieme, sembra che, non so, fossero a casa di lui, no? Eccola qua, guardate. Allora, lui in canottiera, lei cosa ha, una felpa, non si capisce, una foto divertente, fatta con tutti gli effetti. Divertente, divertentissima, insomma, via. Originale soprattutto, direi. Un'anticipazione. Dai un'anticipazione, Valerio. Allora, sul numero di Spine, edicola domani in copertina, abbiamo le foto di Paola Di Benedetto e Francesco Monte insieme subito dopo la puntata dell'Isola. Cioè, Monte è andato a prenderla ed è andato con lei nell'albergo dove vanno i concorrenti appena usciti dall'isola. Quindi il mistero questa volta lo posso svelare. Vabbè, se sono rose noi siamo felici per loro. Sì, se fioriranno. Federica, mi faccio portavoce di tanti fan di Francesco e Paola che mi chiedono di chiederti di invitarli, che loro non vedono l'ora di vederli qui da te ospiti. Guarda, volentieri, però credo che Francesco in questo momento non preferisca non andare ospite nei vari programmi. Però ci proveremo, Turchese, va bene, promesso. Anche Paola, naturalmente. Allora, guardate il servizio di Stefania Bardelli che riguarda proprio loro, questa coppia così amata, guardate. Francesco, c'è? Viene o non viene? Non c'è, perché se no continuiamo a parlare, non c'è la sorpresa per Paola? E questo in realtà ce lo chiedevamo un po' tutti. L'avventura di Paola in Honduras si è ormai conclusa e lei, bellissima dal fisico statuario, ha fatto il suo ingresso trionfale in studio. Francesco non era lì fisicamente, ma ad attenderla un regalo molto speciale. Paoletta, sono passati quasi 2 mesi in cui mi è successo di tutto, ma tutto non ha allontanato il mio pensiero da te. A questo punto l'incontro tra i due dopo la diretta era scontato. La coppia ha finalmente avuto la possibilità di incontrarsi lontano dalle telecamere, lanciando nel web il primo selfie insieme, diventato subito virale. Lo scatto arriva dritto dritto dalle stories del profilo Instagram della Di Benedetto. I due abbracciati sfoggiano orecchiette e nasino da gatto per l'occasione. Due gattini finalmente riuniti. Dalla mia parte c'è la volontà di continuare questa conoscenza tra noi due e vedere dove ci porta. Francesco era già stato chiaro tempo fa con questo videomessaggio recapitato sull'isola alla bella Paola. La volontà di conoscersi c'era e non solo da parte sua. Rammarico il fatto che abbiamo passato 2 settimane a nasconderci, no? Per non far uscire questi baci segreti. Infatti adesso non si nascondono più e vivono felici il nuovo amore, una passione che non era nei piani. È stata una cosa assolutamente inaspettata, ma l'ho sempre definita una cosa inaspettatamente bella. Siamo sicuri che la love story nata in Honduras procederà a gonfie vele e nell'attesa di nuovi scatti social lasciamoci con il proverbio della zia Mara. Quindi Mara, se sono rose, fioriranno! Va bene, poi c'è anche un'altra questione, una querel, come dicevo prima, tra Francesca Cipriani e Valeria Marini. Ecco, allora, vediamo subito il servizio di Giorgio Cercasi, che riassume bene la questione. Ci sarebbe di mezzo un uomo, pare. Andiamo a vedere. Valeria Marini sbarcherà sull'Isola dei Famosi la prossima settimana, ma la showgirl fa già discutere. Il motivo? Francesca Cipriani. Sì, perché la naufraga ha avuto una storia con Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini.
una relazione che risale a quando il matrimonio era già finito, ma a quanto pare non sembra essere acqua passata. Ma non è una mia amica, non penso che un'amica ti fa una cosa del genere. No, non è una mia amica, ma non è neanche una mia nemica. Beh, ma non stavate già più insieme quando lei si è finita? No, ma infatti non sono cose che mi riguardano. Subito arriva la risposta secca della Cipriani. Che mi ricordo che l'ultima volta non aveva molto piacere né di salutarmi né di fare una trasmissione con me. L'accusa riguarda un episodio specifico. Francesca Cipriani racconta che Valeria Marini l'avrebbe trattata male in occasione delle registrazioni del programma web Casa Signorini. Ma un giorno che io sono venuta in studio, tu mi hai schifata, ti sei allontanata, sì, e se c'ero no. Io tu saresti andata via. Sono andata via piangendo. La Marini declina in maniera molto diretta le pesanti accuse. Quando ti tornerai... Ti ho risposto, hai interpretato male. Valerio Palmieri, giornalista di Chi, a Mattino 5 conferma che la Marini quel giorno aveva fatto sapere di non aver piacere di condividere la scena con la Cipriani. Insomma, le due bionde giunoniche sulla stessa playa promettono scintille. Ma c'è sempre di mezzo Palmieri. Allora, cosa è successo a Casa Signorini? Allora, erano state invitate lo stesso giorno sia Valeria che Francesca. Noi non sapevamo che ci fosse dell'astio, perché Valeria non è che non perdonasse a Francesca il fatto di essere stata fidanzata con Cottone, ma non voleva essere associata a lei e non voleva dover ricordare, rievocare quella fase triste e dolorosa della sua vita. E quindi ha chiesto subito di non essere nella stessa puntata con lei. Signorini, salomonicamente, quella puntata lasciò Valeria in salotto e Francesca in cucina, quindi entrambe erano parte della puntata, non si è schierato, non ha lasciato nessuno fuori da casa, appunto, Signorini. Però Francesca ha interpretato già questa richiesta di Valeria di non condividere la scena con lei come una specie di veto, di allontanamento. In realtà... Ma Francesca dice che poi si è messa a piangere, è andata via, è vero? Quello non è una notizia, Federica, Francesca, il fatto che tanto sulla via, però, diciamocelo chiaramente. Federica, quello che non ho capito, la Marini ha detto: una persona non farebbe una cosa del genere a un'amica, ma se lei, la Cipriani, si è messa dopo il rapporto con Valeria Marini di Cottone, perché c'è stata lasciata? Cosa c'entra? Però perché lei intendeva dire che se una è sua amica non ha niente a che fare con un uomo che l'ha fatta soffrire così tanto e che lei, diciamo, indica che un uomo non si... Ma siamo sicuri che invece non è iniziata mentre loro erano insieme ed è per questo che c'è questo astio? No, lei ce l'ha con la Cipriani perché la Cipriani ha sempre detto che Valeria era il suo idolo, l'ha imitata, l'ha copiata spesso, voleva fare la svampita, la fatalona come lei, e quindi se mi ammiri tanto, nel momento in cui sai che una persona mi ha fatto soffrire, non dovresti legarti a questa persona. Tutto qua. Va bene, ci saranno sviluppi. Sull'isola sì. Adesso Valeria arriverà sull'isola. Però posso fare un piccolo inciso? Scusa, sì, Federica. È anche vero che noi stiamo sempre parlando di razionalità, del giusto e dello sbagliato. Ci sono comunque dei sentimenti, come l'amore, che comunque portano anche un briciolo di rabbia, irrazionalità. Non dobbiamo per forza giudicarli su quello che è giusto esattamente o non. Ci può stare che Valeria abbia comunque un cattivo rapporto con l'ex marito, sia comunque si sia conclusa una storia in modo brutto e non voglia fare certe cose. Vabbè, ci può stare. Capivo di piacere, poi cambiamo argomento. Sì. La Cipriani l'ha voluta imitare talmente bene, infatti, che alla fine è piaciuta allo stesso uomo che si era sposato la Marini, perché forse qualcosa in comune Federica, la Marini, però. Dai, c'è un solo vincitore, c'è un solo vincitore, Signorini, che l'ha messa una in cucina, non mi ricordo dove. Là. Ma che stiamo a fare? Tutti viva d'accordo, Signorini. Va bene. Allora... Guardate, succede che sulle pagine di Vanity Fair Anna Tatangelo racconti alcune cose davvero anche a tratti dure, no? Che riguardano la sua storia d'amore con Gigi D'Alessio, della quale tanto si parla nell'ultimo periodo. Dice delle cose che lasciano poco all'immaginazione. Di fatto è molto severa Anna, ma alla fine lascia comunque uno spiraglio aperto. Sentite il servizio di Nancy Squitieri. A casa da sola. È questo il titolo dell'intervista di Anna Tatangelo a Vanity Fair. Ed è quasi una fotografia della sua vita oggi. Perché io sono una mocciaccia troppo sexy.
Una nuova vita iniziata lo scorso 26 giugno, quando ha lasciato la villa dove viveva con Gigi D'Alessio e si è trasferita in un appartamento con il figlioletto, perché tutto quell'amore che ci lega da 13 anni non è bastato più. Questa volta la Tatangelo, da sempre molto riservata rispetto ai pettegolezzi sulla sua relazione con il cantante napoletano, sceglie di dire la sua. Le bugie non mi stanno più bene, sono stanca di avere voce addosso. E così, mettendo a tacere le accuse infondate su presunte nuove storie d'amore, racconta di aver detto a Gigi: vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado. Le motivazioni riguarderebbero i litigi frequenti, il rumore di una vita fatta di tanta gente intorno, ma anche l'amarezza di un matrimonio mai celebrato e che per me era importante, come un altro figlio. Difficile non cogliere un velo di tristezza e anche la delusione, perché in fondo avrebbe desiderato che Gigi l'avesse fermata o che andasse a riprenderla. Il distacco può aiutarci a sapere che cosa vogliamo veramente, una fine. Una ripartenza. A questo punto Gigi ha avvisato, non gli resta che fare la prossima mossa. Guardate, in questa lunga intervista ci sono anche tanti altri passaggi molto importanti, per esempio ce n'è uno in cui lui dice: io gli ho chiesto, volevo sposarlo, e quando lui ha avuto il divorzio, di fatto non ci siamo mai sposati, ma lo risposerei, segno che evidentemente lascia comunque uno spiraglio aperto. E quando dice io sono andata via di casa, lui non mi ha fermata. E tutti questi dettagli, insomma, importanti. È come se in qualche modo lei puntasse un po' il dito contro Gigi D'Alessio. Come se lei volesse alzare la posta, cioè volesse dire non basta andare in televisione a dire che non ci siamo mai lasciati e che mi ami, devi fare dei gesti. Sì. Io ho avuto delle istanze nei tuoi confronti, le ho manifestate dal matrimonio alla maggiore attenzione. Dice che non hanno mai avuto delle cene a lume di candela perché c'erano sempre almeno 20 persone con loro, perché Gigi è un socialone, è uno di compagnia. Sì, lei dice io cucinavo per tutti, però una pizza io e te a lume di candela. Da soli no, mai. Pochissime no? Volte, solo a Dubai. Ma è chiaro, tutto la poteva pensare di cucinare per tutti, Federica. Cioè, ha ragione la Tatangelo. Scusa, io mi metto a cucinare insieme. Per tutti. Loro si amano e stanno insieme, lo so. Quindi questo probabilmente è una provocazione, il desiderio di Anna di far... Ecco. No, in che senso, scusa Emanuela, no, in che senso loro si amano e stanno insieme, lo so. Ma perché rilascia quella intervista? Ah, no, ma è sempre un modo per, capito, per provocare, per far parlare, ma io so che... Guarda... Secondo me... Cioè, credo che invece le parole di Anna Tatangelo affidata a Vanity Fair siano assolutamente reali, no? Cioè, io le ho percepite diciamo molto bene, cioè, secondo me è proprio la tipica provocazione che una donna fa per far smuovere un uomo, che forse si è lasciato troppo... ha dato troppo per scontato tante cose. Secondo me lei è proprio quella che dice: sto scappando perché tu mi devi venire a chiappare. Sì, ma se due persone che stanno insieme, Turchese, due persone che stanno insieme da 13 anni devono usare i giornali per riuscirsi a dire guarda che non mi dà abbastanza attenzione, c'è un problema. Ma probabilmente lei gliel'avrà già detto più volte. Io con mio marito ci parlo, ci parlo prima di andare sui giornali. Poi diciamo che non è maniera di... Sì, però lei ha usato Vanity Fair perché lui aveva usato Verissimo quando comunque aveva detto non è vero siamo insieme, non è vero lei... Sì, c'è un terzo elemento, non è una mania di protagonismo di chi, però è tutto nato dal servizio di chi in cui mostravamo le immagini di Gigi e Anna nuovamente insieme. Sì. E quindi lei ci ha tenuto a chiedere questa cosa per dire attenzione, non basta vederci insieme o il fatto che lei abbia passato una notte a casa di Gigi nel giorno del suo compleanno per dire siamo tornati insieme. Io ho posto delle condizioni, se Gigi accetterà queste condizioni io sono qui, che è un bellissimo messaggio di apertura. Ecco, non guarda, io conosco bene Anna Tatangelo, una ragazza dolcissima e credo che abbia affidato alle pagine di un settimanale il suo pensiero proprio per far chiarezza nei confronti del pubblico, perché sono certa che questi temi li ha già sviluppati con Gigi, ma ci teneva in qualche modo a fare chiarezza, a mettere un punto, no? A dire guardate, le cose stanno così. E devo dire che è stata chiarissima. Dimmi Luca. Domani
questa leva il punto e mette la virgola. Secondo me sono sulla strada di Albano, Romina e compagni. Secondo me avremo una nuova telenovela. Cioè, da quello che si è visto dall'intervista è che lei lo sposerebbe domani. Cucino, non cucino. Ma che lui sembra che nicchi in qualche modo. Che lui sembra che si accontenti di quello che le dà. Mentre lei ha delle, lei vuole molto più, vuole essere al centro dell'attenzione, non vuole essere un soprammobile, ha sintetizzato qualcuno. È un'evidente richiesta di aiuto, di calore, di attenzione. E si fa forte. Oggi il pubblico si scalda. E si fa forte anche di tante persone che seguono, hanno sempre seguito questa coppia, anche per avere manforte da tutto questo pubblico. Diciamo che è una richiesta pubblica, dopo che chiaramente l'ha fatto anche nel privato, ovvio. Ma secondo me lei parla a Tizio affinché Caio intenda. Nel senso, lei attraverso Vanity Fair sicuramente si spiega con il pubblico, ma in qualche modo cerca di toccare delle corde in Gigi per fargli magari capire meglio, perché sai, quando uno parla a tu per tu, a volte nella routine quotidiana di un rapporto, uno neanche si ascolta più, nel senso che quasi neanche senti quello che uno ti dice. Invece magari utilizzando un altro mezzo, essendo loro personaggi pubblici, forse a lui gli arriva più in maniera più diretta questo messaggio. Quindi Gigi D'Alessio si deve andare a riprendere Anna Tatangelo, se la vuole. Vai, anticipiamo per lei. Lui dice si è perso sul raccordo. Dove sì, perché lei è andata a vivere in una casa ai Parioli. Noi avevamo anche tratto delle foto divertenti di lei che andava a comprarsi lo stendino, perché lei è tornata a vivere da sola in una casa, in un appartamento ai Parioli, e quindi lei si aspettava che Gigi andasse a prenderla per dire torna a casa. Quindi ha detto si è perso sul raccordo anulare, nel senso che non è andato a pregarla di tornare. Però, che certo. E te credo. Ti credo che non Gigi, è andata. Noi facciamo il tifo per loro. Sì, Gigi, vai a riprenderti Anna. Ma subito però. Ma una donna così. Allora, guardate. Vi ricordate Giorgia Palma? Federica, sì. Scusa, tu hai letto l'intervista come me. Al posto di D'Alessio non ti saresti incavolata? Io mi sarei incavolata molto. No, io al posto di D'Alessio ho preso la macchina e sarei andata a prendere. Brava, sarei andata da lei e ho detto sposami. Sposami subito, no, in ginocchio. Anche perché una loro separazione renderebbe felici tutte quelle persone che hanno sparlato in questi anni di questa coppia. Spero che loro rimangano belli unite e saldi. No. E che si sposi. E poi c'è un figlio, c'è un figlio. Allora, dicevo, Giorgia Palma si stava con Brumotti dopo una lunghissima storia d'amore. Roma. Lì è un'altra trasmissione a parte. Roma è un altro canale, un'altra trasmissione a parte. Allora, invece, Giorgia Palma si è stata beccata con... sempre chi, Chi? Sempre voi. Mezzo, fotografati, guardateli qua. Atteggiamenti, sono i baci, però, certo, insomma, sono atteggiamenti dolci. Guardate lui che cinge lei, insomma, poi lì non si vede perché è buio, ma non, c'è il bacio? C'è un cheek to cheek, si direbbe, no? C'è un il bacio c'è guancia. Stato, però sì, c'è un il bacio c'è stato? Il bacio c'è stato, sì. E dov'è? È nella notte, non si vedeva bene. È facile dirlo, ma... certo! Avvolto dalle il tenebre. Il servizio di Daniela Brunzo, tutti buoni adesso a dirlo, dai, guardate il servizio. Proprio vero, l'amore, quello giusto e tanto atteso, sboccia a primavera, o almeno pare sia successo a Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la nuova coppia di bellissimi e innamorati, targati marzo 2018. Come rivela in copertina il settimanale Chi, i due giovani, archiviate le vecchie love stories, con Federica Pellegrini lui e Vittorio Brumotti lei, avrebbero iniziato una relazione. Un mese fa l'ex nuotatore aveva dichiarato a Chi: mi piace una persona, ma non vi posso dire chi è. Forse Filippo si riferiva proprio alla ex velina. La neocoppia si sarebbe conosciuta durante la settimana della moda milanese e una volta scoccato il colpo di fulmine, i due non si sarebbero più separati. A rivelarlo è un amico dei giovani che preferisce rimanere anonimo, ma tifa moltissimo per il loro amore. Dalle passerelle Filippo e Giorgia sarebbero passati alle fughe d'amore, pranzi vicino al Parco Sempione a Milano, cene in un romantico casolare in Svizzera e poi notti di passione in albergo. Se il timore all'inizio era quello di essere scoperti, ormai i due sono di
diventati inseparabili e non hanno più paura di dichiararsi. Guardate come si baciano, non curanti degli occhi indiscreti. So kiss me. Sono lontani i momenti tristi di Magnini. Dopo 6 anni d'amore con la Pellegrini era arrivato il no secco della nuotatrice alla proposta di nozze. Quella decisione lo aveva condotto a un momento di riflessione. Stesso discorso per Giorgia Palmas, alle prese con il suo addio all'inviato di Striscia Brumotti. Insomma, il cuore dei due sotto il primo sole di primavera ha ricominciato a battere. Che bella coppia! Bravo, Filippo! Ti piacciono, Luca? Sono molto belli loro, Sì. Bellissimi, bellissimi. Beh, Luca appena vede un uomo che sta con una bella ragazza è sempre bravo, bravo, bravo. Voglio vedere. Certo, spirito di corpo, no? Ci mancherebbe. A parte che saluto la mamma, saluto la mamma di Filippo, una bellissima donna. Anche lei. Ma come l'avrà presa Federica Pellegrini? Ecco, la vera domanda che questa ragazza qui te credo che è bravo, voglio dire. Guarda un po'. E Federica Pellegrini? Valerio, difendimi! Cioè, hai ragione, Luca, sono d'accordo con te. No, secondo grazie, me Federica, grazie, vedi? Federica Pellegrini ha giocato un po' al gatto col topo con Magnini, no? Ti prendo, ti lascio, non ti voglio bravo più, torniamo insieme. Non so se adesso, di fronte alla risolutezza di Filippo, che si è rifatto una vita con un'altra donna, forse Federica possa avere dei ripensamenti, perché mi sembra una che a volte torna sui propri passi e che da regina... vedere che dalla sua corte viene meno un pezzo importante potrebbe darle fastidio. Magari oggi scriverà che è felice per lui, ma secondo me lei non fidanzata? Lo è. Ci prende qualche... un colpo. Lei in questo momento è single. Si era... Ma frequenta qualcuno? No, si era parlato del cugino di Filippo, che è il suo preparatore, ma in realtà sono molto amici. No, e in questo momento lei quindi ha il cuore altri libero, obiettivi, ha il cuore libero e soprattutto, come ha detto Filippo, non era pronta a impegnarsi a formare una famiglia. Quindi altri tutto obiettivi. Allora, guardate, perché poi si parla molto anche di altri personaggi, tra i quali Belen Rodriguez e Andrea Iannone, il settimanale Novella 2000, dà degli indizi secondo cui sarebbe... secondo i quali sarebbe in attesa di un bebè Belen. Lo dice Novella 2000, guardate il servizio di Gianluca Torti. Belen in dolce attesa? Da quando nel maggio scorso la showgirl argentina ha dichiarato a Verissimo «farò due figli con Andrea Iannone», la pancia della Rodriguez è diventata la parte più fotografata del suo corpo. Basta una camicia più ampia e un pasto abbondante non smaltito e i magazine di gossip titolano che Belen vuole dare un fratellino al primogenito Santiago. Eppure sembra proprio che ora ci siamo davvero. L'atleta e la showgirl sono molto affiatati, stanno insieme da 2 anni e spesso spuntano sulle cronache rosa indiscrezioni su presunti salti di qualità nella loro storia d'amore. A rendere ben più che un rumor l'ipotesi di un bebè in arrivo per la coppia più glam dello spettacolo, ci sono diversi indizi. Primo, Belen avrebbe rinunciato alla conduzione del prossimo Grande Fratello. E quale può essere il motivo, se non un interesse privato più importante? Secondo, la Rodriguez e Iannone si sono trasferiti a vivere a Lugano. Cosa potrebbe mai allontanare la bella argentina dalla movida milanese, se non la ricerca di una parentesi di intimità? E poi c'è questa bellissima fotografia scattata alle Maldive. Belen la commenta rivolgendo al fidanzato un dolcissimo «proteggimi sempre», una richiesta di rassicurazioni verso il futuro padre di suo figlio? La respirazione. Ma insomma noi sinceramente non sappiamo se, se qualcuno sa. Io ho parlato con Belen, lei mi ha detto che prima o poi arriverà un bambino, ma non è questo il momento, cioè in questo momento lei non è in dolce attesa. Però suggerisco ai colleghi, se vanno, per la legge dei grandi numeri, se vanno avanti a scriverlo per un anno, prima o poi avranno ragione. Certo. Succederà. Però avevano degli indizi e chissà che invece non sia vero, noi non lo sappiamo. Io credo sempre a Belen. Sbaglierò? No, nel senso che lei, a parte gli scherzi, lei dice che effettivamente con Andrea un bambino lo farebbe, però in questo momento ancora non sono, cioè è un progetto che hanno, ma non è incinta, quindi come Michelle, anche noi Michelle dice che vuole fare un bambino, i cantieri sono aperti, però poi da lì all'annuncio... Dimmi Turchese... Solo lo Spirito Santo. Dico, noi donne soffriamo anche di colite ogni tanto, se uno si mangia un carciofo si può gonfiare la pancia. Brava. Beh, insomma, guarda, Belen è talmente bella che secondo me non ha nemmeno quello, cioè proprio non sta di nulla, non so come dire. È umana. È bionica, va bene. Senti, Fede, scusa.
Ditemi. Anche tu sei bella, hai un fisico pazzesco. Ma pure io ero incinta tempo fa, non ricordi? Cioè, con sta panzona, va bene. No, quando i fotografi ti fanno la foto con la pancetta che si vede, non è detto che uno è incinta. Ma sono sempre fuori dal ristorante quelle foto lì. Le foto delle grandi all'uscita dal ristorante. È la mia. Va bene, andiamo invece alla sorella di Belen. Si sposano, non si sposano? C'è qualcuno che sta mormorando che stiano organizzando un matrimonio in Argentina addirittura. Sentite Nancy Squitieri. Cecilia e Ignazio, sempre più felici, sempre più innamorati. La loro storia procede a gonfie vele e le tante foto postate su Instagram lo confermano. Impegnatissimi nel lavoro, tra ospitate, servizi fotografici e serate, avrebbero trovato anche il tempo per progettare in gran segreto il loro matrimonio. Secondo quanto dichiarato da una fonte vicina alla coppia, le nozze potrebbero celebrarsi entro il 2018 in Argentina, paese d'origine della famiglia Rodriguez. Stando alle indiscrezioni, potrebbe trattarsi di una cerimonia intima con parenti e amici stretti della coppia, che appena uscita dal Grande Fratello VIP era immediatamente andata a convivere a Milano. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali né smentite, eppure i ben informati sostengono che i due innamorati sarebbero già in piena fase organizzativa. Non ci resta che attendere. Allora, è vero o non è vero? Voi forse dimenticate che Ignazio è il figlio di Francesco Moser e secondo voi Francesco Moser fa sposare il figlio dopo 6 mesi in Argentina? Non ci credo, no. Ma guarda che decidono i figli. Ma in questo caso no, non è un padre con l'intero. Ma è prematura la cosa. Ma perché deve comandare il padre? Ma non scherziamo. Ma perché deve comandare il padre? Questo è maggiorenne e vaccinato. Ma da che mondo è mondo? Per fortuna un figlio di 20 anni si confronta anche con la famiglia, per fortuna. Momento caldo, ne torneremo a parlare, però... Una sventola come quella. Luca, nel ringraziarvi moltissimo... Dico a papà, arrivederci. Luca, devo dare una cosa, devo dare una notizia importante, perché questa mattina abbiamo aperto con la notizia di quell'aggressione alla coppia, ricorderete la violenza brutale su di lei, le botte invece al fidanzato di 22 anni, si erano appartati in periferia a Milano, intorno a, vicino a Via Ripamonti. Bene, era caccia all'uomo, Gianluca è stato preso. Sì, c'è un importante aggiornamento. I carabinieri hanno fermato un 25enne di nazionalità colombiana, già noto alle forze dell'ordine per la rapina e la violenza sessuale avvenuta ieri sera in via Chopin. L'uomo, che risiede in città, è stato bloccato dai militari durante la notte. Per ora è tutto quello che si conosce sull'identità del fermato. Quindi non si sa come si sia arrivati all'uomo, non si sa se ha confessato, se niente. Tutte le notizie verranno date in una conferenza stampa a mezzogiorno, quindi per ora questo ecco, è quello. E allora se fanno la conferenza stampa... Ci sarà... Qualcosa ci fa pensare che abbia confessato, che sia stato lui. Bravi, devo dire. Complimenti alle forze dell'ordine. Bravi, bravi, bravi. Bravissimi. Bella dimostrazione di forza. L'hanno già preso, l'hanno... Quindi a mezzogiorno, conferenza stampa, ci diranno di più. Io ringrazio Augusto De Megni, Arianna, Valerio Palmieri, Turchese Baracchi, Luca Giurato, Emanuela Tittocchia. Grazie a te. Grazie. Ciao ragazzi, vado subito in pubblicità. Grazie a tutti, a fra poco. Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Per il nostro caro amore, oggi prepareremo insieme un soufflé leggero e saporito a base di formaggio di capra e timo. Ottimo per una cenetta veloce, magari prima di una serata a teatro. E per questa ricetta occorrono 170 g di formaggio di capra fresco grattugiato, 50 g di farina 00, 4 uova, 50 g di burro fuso, 400 ml di latte, un cucchiaino di timo fresco tritato, del sale e pepe. Per prima cosa andiamo a mettere un pentolino sul fuoco, mettiamo per prima il burro, la farina, iniziamo a lavorare con una frusta manuale a fuoco lento, aggiungendo piano piano il latte. Lo lasciamo
andare a fuoco lento, magari una decina di minuti, finché non avremo, diciamo, la densità di una besciamella. Abbiamo ottenuto, diciamo, il composto bello liscio. Ora possiamo spegnere il fuoco. Mettiamo il nostro composto in una ciotola e ci mettiamo solo il rosso d'uovo, lasciando il bianco da parte. Ecco, abbiamo messo i rossi d'uovo. Ora aggiungiamo il timo, il formaggio di capra grattugiato, il sale e il pepe. Mescoliamo bene il tutto. Montiamo a neve il bianco d'uovo mettendo un pizzico di sale. Li incorporiamo all'altro composto, girando lentamente per non smontarli. Abbiamo adesso delle pirofili che abbiamo imburrato. Ci mettiamo un po' di composto, un tre quarti in ogni pirofila. Mettiamo un po' di acqua in fondo alla teglia e poi la portiamo al forno già caldo a 180 gradi per 30 minuti. Ed ecco qui, è pronto in tavola. I nostri soufflé al formaggio di capra e timo sono soffici e profumati. Una ricetta francese, gustosa e raffinata, che sono sicura il nostro amore apprezzerà. Ricordate, mangiare bene è un dovere, cucinare con passione un vero piacere. Grazie alla nostra amica Samia, grazie. Ciao, Samia. Molte. Ciao, allora, guardate, quest'anno la Fabbrica del Sorriso, parliamo proprio di questo, sostiene 4 grandi progetti contro la povertà e l'emarginazione dei più piccoli. Vogliamo mostrarvi oggi la testimonianza del fotografo Carlo Orsi, che riguarda la storia di Anna, una donna che non si può permettere di mandare il suo bambino all'asilo perché così facendo non potrebbe aiutare poi la sua famiglia. Guardate questa clip. Anna vorrebbe aiutare la sua famiglia, ma non può permettersi di mandare suo figlio all'asilo e così è costretta a rinunciare al suo lavoro. Aiutiamo le famiglie come quella di Anna. Dona per i progetti di Fabbrica del Sorriso al numero unico 45522. Proviamo a pensare tutti assieme che un mondo migliore è possibile. Sì, allora, dai, sì, sostenete, mi raccomando, questa, la Fabbrica del Sorriso questa settimana, 45522, per donare 2 euro, i bambini prima di tutto. Grazie per quello che farete. A proposito di belle iniziative, sì, parte anche la Dolomites Fire, il 16 e il 17 marzo, torna quindi con la 9ª edizione, prenderà il via venerdì pomeriggio ad Arè, in Val Rendena, con l'accensione della fiaccola delle Dolomiti. Alle 18 di sabato il momento più magico, con le fiaccolate che partiranno da diversi punti per unirsi nel centro di Campiglio. L'iniziativa, nata nel 2009 da un'idea di Mario Zanon, sostiene la Fondazione Magica Cleme Onlus, che collabora con l'ospedale San Gerardo di Monza e l'Istituto Nazionale dei Tumori. Noi abbiamo di già Milano. Le pettorine, noi siamo pronti a partire. Dico, abbiamo già le pettorine, siamo già pronti, va bene, grazie, ecco, mi raccomando, tutti là. E ancora vogliamo ricordarvi che al Teatro Nazionale di Milano fino al 13 maggio potrete assistere a Mary Poppins, eccolo qua, il musical per la prima volta in Italia, ispirato ai racconti dell'autrice di Mary Poppins e al film Disney del 1964, vincitore di 5 premi Oscar. Magie, voli, effetti speciali, insomma una grande orchestra dal vivo, impressionanti coreografie e più di 550 costumi per bello, uno spettacolo davvero bello, straordinario bello, per tutta la famiglia. Bravi, andiamo tutti a vederlo, va bene? Bello. Esatto, è quello il simbolo. Sì, abbiamo finito. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, ciao Francesca. Domani. Ciao a tutti, grazie. Ma, ciao!